di gratitudine al santo venne realizzata questa lampada, alimentata di anno in anno a turno dai comuni della Calabria. Rinnoveremo pertanto questo gesto di amore al quale ci siamo preparati spiritualmente attraverso l'itinerario delle missioni popolari svolte con l'odio e con la vendetta non si costruisce né una famiglia
e messi in crea di essere. Offrono l'olio ad alcuni giovani in cerca di occupazione e lavoro. Quanti sono rimasti privi degli affetti più cari. Gli strumenti
stiamo diventando sempre più soli e incapaci di comunicare più una vera comunicazione d'amore. Il padre generale consegna al signor sindaco la Reverendissimo padre, a nome dei fedeli, pellegrini a Paola per la festa di San Francesco, patrono principale della Calabria, chiedo di benedire quest'oro per accendere la lampada divina, perché arda perennemente dinanzi alle sacre reliquie del nostro santo, come sempre di fede e di gratitudine. Sì, benedetto Dio nostro Padre, creatore del cielo e della terra, nel frutto delle olive, tu ci hai dato lo spirito della tua provvidenza e delle stato di pace e di lavoro. Stendi la tua mano su di noi e benedici l'istorio che ti presentiamo nel ricordo di San Francesco di Paola. Raviva le cuori la luce della fede e il fuoco del tuo amore, sia luce per chi cammina sulle strade del Vangelo, sia luce per chi vive nel dubbio e nell'errore, sia luce per chi ha smarrito la strada di Dio, per chi vive le fatiche della fede, per chi è provato dal dubbio, per chi soffre nel corpo e nello spirito, sia balsamo e forza, sia gioia per ricordare e speranza per tutti i morti, per Cristo nostro Signore. Ora però il vero che ci darà la luce nazionale, la quale accenderà a noi tutti i calabresi la lampada divina. Con questa luce pasquale vi accendi la lampada divina a Santo Patrono della Calabria, perché la sapienza del Vangelo comuni la civile convivenza della nostra gente. A nome di tutti i calabresi, delle autorità comunali, provinciali e regionali, rinnovo a te, frate Francesco, l'offerta dell'olio, riaccendendo la lampada divina. Con questo simbolico gesto esprimiamo l'amore che tutti i calabresi hanno per te e imponiamo la tua costante protezione. Vigila, Francesco, fratello santo, sul nostro popolo. Illumina i governanti, vegli sulle sorti della Calabria e dell'Italia, rafforza i vincoli di unità, solidarietà, fraternità. Benedici tutti i lavoratori, i marinai, dona loro e a tutte le famiglie prosperità e pace. Thank you.
il 2 maggio 2018, che è la classica giornata dedicata all'offerta dell'olio per la lampada, tra le tante autorità nazionali sono anche presenti due illustri rappresentanti. Precisamente Mr. Dominique Grima, che viene dall'isola di Malta, da una città chiamata Paola, in lingua maltese. Ecco. Se vuole esprimere qualche sua parola, ecco, di... Prima di tutto voglio ringraziare il sindaco, dottor Roberto, per questo invito, dopo 8 anni, perché 8 anni fa abbiamo fatto in gemellaggio, siamo gemellati con Paola di Italia, perché noi siamo Paola. E per noi era la prima gemellaggio che abbiamo fatto con questo paese, un paese grande, un paese da cuore, un paese che accolga la gente con il cuore. E c'è per la festa di San Francesco, c'è festa, fanno festa bellissima, c'è gente che fa tutto dal cuore, allora il risultato vieni 100% fenomenale. Bello, grazie. Grazie a tutti, grazie. Saluto a tutti gli italiani, specialmente al calabrese da... E paolani. Paolani. Noi paolisti. E voi paolani. Paolani. Saluto. Grazie. Grazie. È bello anche presentare un alto rappresentante del comune di Fréjus, sulla Costa Azzurra, profondamente legato a San Francesco di Paola. Andando verso la Francia, passò proprio, sbarcò a Fréjus, e la popolazione fu particolarmente grata perché grazie all'intervento prodigioso di San Francesco venne risparmiata dalla peste. Ha guarito Fréjus dalla peste. Ha guarito. E quando se ne andò ha detto: ma ci direte perché c'è una signora sola nel paesetto? Dice: ma come, non c'è nessuno? Ci ha detto: ah, fratello mio, dice la donna, sono sia morti sia partiti perché c'è la peste a Fréjus. Lui andò in chiesa, pregò un certo tempo e all'uscita è ritornata a vedere questa donna e ci ha detto: guarda sorella, potete chiamarli perché a Fréjus non ci sarà mai più la peste. Fréjus è guarita, però ci dirai che si ricordano da Francesco di Paola. E effettivamente fino ad oggi ci facciamo una bellissima festa ogni festa di San Francesco. E la fate a luglio? Lo facciamo, no, l'abbiamo fatto poco fa. Poco dopo Pasqua. Dopo Pasqua. Ho dimenticato di dire il nome del rappresentante del comune di Fréjus. È il signor Pascal Pipton, di chiare origini italiane e per la precisione i suoi antenati erano della Sicilia. Ah, bene. Esattamente, è vero. E così parlo italiano, grazie a mia nonna, a mia mamma, un po', e l'abbiamo trasmesso.